Buona giornata a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni, qui con me c'è anche Francesco che però è un attimino impegnato, arriverà fra 2 minuti ai microfoni, per la trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo che va in onda ogni giovedì alle ore 15 da Radio Gamma 5. E io sono Claudio Simeoni, vi do il mio indirizzo, Claudio Simeoni, Piazzale Parmesan 8 Marghera, e vi do l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti, che è casella postale 53 Marostica Vicenza. Prima di tutto una cosa urgente a tutte quelle persone a cui non ho potuto telefonare, non ho potuto avvertire che stanno registrando la trasmissione, levate la cassetta da 2 ore perché la trasmissione di oggi, avrei dovuto sostituire Mario, la trasmissione di oggi chiude alle 16:30. Perché chiude alle 16:30? Perché l'assemblea degli speaker ha praticamente sanzionato che io non potevo sostituire, cioè continuare la trasmissione per sostituire Mario. Da quello che ho capito, il livello culturale di questa trasmissione è troppo basso rispetto a quello che è la radio, o comunque, da quello che ho capito, sembra che stia dando fastidio a qualcuno. Perché dico secondo quello che ho capito? Perché non mi è stata data nessuna spiegazione, nel modo più assoluto, cioè nessuna spiegazione mi è stata data. Gli speaker hanno votato, naturalmente solo gli speaker presenti, non quelli che erano assenti, e hanno decretato che io non posso continuare la trasmissione e sostituire Mario. Mario mancava oggi per l'ultima volta, sarebbe tornato giovedì prossimo, vabbè. Questa decisione noi ne prendiamo atto e prendiamo atto che... Cioè, ne prendiamo atto perché chiaramente è una cosa che è stata fatta e ne prendiamo atto e avvertiamo tutti quanti i radioascoltatori di levare la cassetta da 2 ore e mettere sulla cassetta da 1 ora e mezza. Perché quelli che ho potuto avvertire li ho avvertiti per telefono, però non tutti sono riusciti ad avvertire. Ora, questi atti che avvengono, cioè queste cose, si sono già ripetute storicamente, sono già ripetute un sacco di volte. Quando noi come pagani diciamo che il cristianesimo non ha fatto altro che concludere l'operazione di Cesare Augusto, cioè non è che lo diciamo così tanto per dire, ma tutta l'operazione di devastazione sociale, di distruggere la struttura di pensiero, è già avvenuta, è già iniziata a Cesare Augusto, è andata avanti con i vari imperatori a seconda dei singoli interessi. Cosa è successo dopo? Dopo è successo che i singoli interessi sono diventati quelli dell'uomo Dio, è arrivato l'imperatore immagine e somiglianza del Dio padrone, già Augusto aveva cominciato l'operazione e tutto si è fissato. E proprio per farvi comprendere la pericolosità delle cose, la pericolosità storica delle cose, perché le cose, quando si comincia a dire questa cosa non mi va e l'altra cosa non mi va, danno il via a un processo di trasformazione storica. Io vi leggerò dal testo Storia dell'educazione occidentale di James Bowen, volume primo, Il mondo antico, cosa è successo a quei tempi e chi riesce a fare i parallelismi può fare tutti i parallelismi che riesce a combinare. Perché questo? Perché la storia della distruzione del pensiero, la storia della distruzione dell'articolazione del pensiero, non rispondo al telefono finché non ho finito la prima parte. E si ripete sempre, non che si ripeta la storia, ma gli strumenti attraverso i quali si distrugge l'espressione del pensiero è sempre la stessa cosa. Diciamo, la soppressione del pensiero critico. Sembra che il mutamento nell'educazione romana, quale appare nell'età imperiale, sia consistito in un cambiamento dei tentativi di sistemazione della struttura istituzionale, accompagnato da un indebolimento dell'interesse critico. I notevoli vantaggi che i liberti potevano trarre dall'infiltrarsi nella burocrazia imperiale avevano un prezzo. Cosa significa questo? Anziché discutere, anziché parlare, anziché esprimere il pensiero, tanto vale che mi intrufo, tanto vale che vedo di trovarmi il posto buono, tanto vale che veda di leccare il padrone o leccare l'imperatore, la sua corte, il suo magistrato, così mi dà un buon posto in cui anch'io posso vivere. Questo è. I libertini esercitavano di rado la critica e finirono per costruire una pubblica amministrazione docile e fidata. Solo gli ingenui, i Don Chisciotti, i pazzi, quelli che credevano nella vita, i membri di famiglie libere di antica tradizione cercavano di mantenere l'usanza di parlare libero e gli ideali repubblicani di una democrazia di partecipazione.
alle crescenti offese alla libertà e all'indebolimento dell'educazione che si registravano in età imperiale, cercavano di resistere anche i filosofi, tuttora educati in Grecia e largamente influenzati dalla Grecia. Naturalmente il processo degenerativo era lento e non sistematico, cioè si basava praticamente su cose non importanti. Non è importante, in fondo questa è una cazzata, in fondo questo non è, lascia perdere, non è importante. Cosa non importante, dopo cosa non importante, si costruì l'oscurantismo cattolico. Giulio Cesare era considerato tollerante alle critiche, e così Augusto. Di Vespasiano si disse che aveva sopportato la sfrontatezza di alcuni filosofi con la massima indulgenza, ma in effetti già Augusto aveva cominciato a prendere misure per controllare le intemperanze di espressione, e lo aveva fatto con consumata maestria. In un caso fece raccogliere gli scritti di autori di scarsa fama e più di 2000 scritti profetici greci e latini che circolavano clandestinamente, ordinando poi di bruciarli. Dopodiché dare alle fiamme opere impopolari e critiche divenne una pratica comune. Augusto cominciò anche a perseguire giudiziariamente i rettori, le cui disquisizioni riuscivano ostili agli interessi imperiali. È giunta fino a noi una documentazione del processo contro un certo Corvo, reo di aver agito contro l'interesse pubblico, lese rei repubbliche, nel concedere alla sua scolaresca di discutere il controllo delle nascite. Durante il regno di Tiberio, 1437 d.C., il successore di Augusto, il delitto di tradimento esercitato attraverso scritti, continuò ad essere perseguitato come colpa assai grave e si ebbero numerosi processi intentati dallo Stato, fra i quali assunsero grande rilievo i due casi distinti di Cordo e di Scauro. Più importante il primo, anche in ordine di tempo, quello di Aulo Cremuzio, Cordo, senatore storico che fu processato il 25 d.C. per aver scritto una storia filorepubblicana che creava riflessi sfavorevoli sul governo imperiale di Tiberio. Il processo, a quanto pare, fu impostato su dati quanto mai inconsistenti e finì con l'interdizione delle opere di Cordo. L'autore si suicidò lasciandosi morire di inedia. Del secondo erudito Scauro si bruciarono 7 orazioni in difesa delle idee repubblicane. Di fronte a una nuova accusa di tradimento, nel 34 d.C., Scauro si diede anch'egli la morte. I vari imperatori continuarono in seguito a ledere la libertà di parola, di scrittura e di insegnamento, anche se di nuovo in maniera non sistematica. L'oppressione mutò con le esigenze dei tempi e non di meno il pensiero critico e l'indipendenza filosofica continuarono ad essere soffocati. E queste operazioni, che in fondo non erano importanti, non erano grandi, hanno aperto la strada per l'arrivo dell'uomo Dio, per l'arrivo del cristianesimo, per l'arrivo delle torture, dei roghi, dei genocidi, degli omicidi. Naturalmente si sono imposte nel tempo, piano piano, anno dopo anno, giorno dopo giorno. Questa è la vita. La vita è fatta di queste cose. E purtroppo quello che succede è un riflesso del sistema in cui viviamo, del sistema sociale in cui viviamo. Non è diverso da quello che abbiamo attorno. Però noi dobbiamo essere attenti alle cose che ci succedono. Vero Francesco? Dobbiamo... Io vorrei appunto anche agganciarmi a questo discorso, di questo fatto in cui ci è stato detto di non coprire uno spazio degli altri vuoto. Sì, ma anche perché probabilmente rientra nello spirito del giubileo, cioè nel senso, lo spirito del giubileo, ormai sappiamo tutti quanti che si stanno tentando varie operazioni per imporre una morale unica, per imporre una visione unica, per imporre un pensiero unico. Ecco, allora, per dare una piccola dimensione, da un fatto di attualità, cos'è successo? Si parla in Italia di togliere il servizio militare obbligatorio. E cosa dice la Repubblica il 5 settembre fa? La rivolta dell'esercito senza stellette, aperte virgolette, vogliamo il servizio civile obbligatorio per tutti. Le associazioni di volontariato contro la nuova leva, praticamente chiedono agli altri che lo Stato obblighi le persone a fare volontariato per loro, gratis, assolutamente in maniera così
deterministica, sappiamo che le azioni di volontariato sono in gran parte gestite da organizzazioni cattoliche. Anziché fare volontariato per Radio Gamma o per altre situazioni che sono importanti socialmente, esatto, fanno volontariato per chi va a distruggere la vita. Sì, no, ma dove si arriva a questo passo? Cioè, dove si può dire a una persona per il giubileo di fare qualsiasi cosa? E se Claudio è d'accordo, io leggerei un pezzettino, ma io sono un pessimo lettore, comunque cercherò di leggere il meglio possibile, di un fatto curioso che dimostra il tenore e i principi con cui si cercano di imporre una visione unica. Si parte da un dato geografico. Casa del Diavolo, il paese rimosso dalle mappe. Gli abitanti di Casa del Diavolo, frazione alle porte di Perugia, si sono ribellati quando hanno visto che, ancora una volta, il loro paese non era stato segnato nelle carte geografiche, mentre altri centri, anche più piccoli, erano presenti. Sono venuti a sapere così che i cartografi non segnano questo centro perché imbarazzati dal nome, per un malinteso timore di offendere i suoi abitanti, la nuova soglia del politicamente corretto, che impedisce di nominare qualsiasi differenza, soprattutto se a connotazione negativa, li ha indotti a cancellare un nome così difficilmente può essere mandato. E così è avvenuto che in una società in cui pochi ormai credono al diavolo, un nome antico legato a una curiosa leggenda locale di una casa dove i pellegrini diretti a Roma facevano tappa, di notte voci diaboliche, fra virgolette, sconsigliavano loro di rinunciare alla meta. Ha potuto suscitare tanto disagio, anche se del diavolo ormai sembra non preoccuparsi più nessuno, prevale l'idea che non si possono sottolineare le differenze tra chi è nato e abita in una località dal nome normale, non interpretabile negativamente, e chi invece vive in un antico paese dal nome diverso. Gli abitanti di Casa del Diavolo, invece, non hanno paura del nome della loro località e tantomeno sembrano interessarsi a vivere in un mondo di eguali, nel quale difetti e differenze non possono neppure essere nominati. Sono fieri della loro storia, del loro diavolo che dissuadeva i pellegrini, e adesso, in tempi di giubileo, avrebbero occasione di riprendere la sua attività e mettere alla prova anche i pigri pellegrini di oggi, magari appena scesi da un pullman con l'aria condizionata. Ridono dei giochi di parole con i quali gli abitanti dei loro paesi limitrofi possono canzonare in allegria, e non vogliono proprio vedere mutato il nome del loro paese, magari a opera di un ministro delle pari opportunità in Casa dell'Angelo. Vogliono solo che il posto dove abitano da secoli figuri nelle carte geografiche, che sia evidente e raggiungibile, e che magari a chi ne legge il nome venga la curiosità di fermarsi e visitarlo. Cioè, in periodo di giubileo non è ammissibile che esista una frazione che si chiama Casa del Diavolo, e non è ammissibile pensare che agli abitanti gli vada bene di abitare in Casa del Diavolo. E soprattutto viene attribuito Casa del Diavolo a delle voci che consigliavano giustamente i pellegrini diretti a Roma per il giubileo di dire non andate a Roma per il pellegrinaggio, rinunciate. Benissimo, di fronte a questo, che potrebbe dare fastidio anche ai pellegrini che consulteranno le carte geografiche del Lazio, dell'Umbria, a chi diretto ad esempio a quel luogo perverso che è la Basilica di San Francesco, no, potrebbe dar fastidio di pensare che gente vive in un paese che si chiama Casa del Diavolo, vicino a Perugia, nell'Umbria di San Francesco, del domatore degli uccellini, del domatore delle bestie feroci, in chi veramente distruggeva questo. Ed è insopportabile che gli abitanti non chiedano di chiamarsi Paradiso, di non dedicare il loro paese a un nome che è santo. Non cambiare nome. No, e di fronte a questo cosa si arriva? Si arriva a cancellare dalle carte geografiche un paese solo perché dà fastidio, solo perché le persone reputano degne di vivere in questo posto, e soprattutto perché in periodo di giubileo, logicamente, avere un posto che ricorda nel suo nome qualcuno che diceva non andate a Roma in pellegrinaggio, diventa perverso, diventa pericoloso, e di conseguenza, visto che loro non vogliono rinunciare a essere se stessi, li si cancella dalla carta geografica. Comunque il problema reale non è solo questo, cioè il problema reale è molto più vasto, cioè c'è il tentativo di far nascondere qualunque cosa esista. Voi non troverete mai in questo periodo un processo fatto a un anticlericale, cioè in questo periodo ogni anticlericale non verrà mai denunciato, e tutte le denunce che verranno fatte verranno o archiviate o rimandate sine die. Sì. Cioè c'è tutta un'operatività dove non è tanto importante o meno le cose che vengono fatte,
che alcune persone si sentono più realiste del re, cioè, nel senso che dato una situazione come quella del Giubileo, esiste migliaia di libertini come erano a Roma che si ingraziavano l'imperatore, esistono migliaia e migliaia di persone, esatto, che tentano di ingraziarsi il padrone. Una volta si chiamavano crumiri, sì, o roba di sto genere, o per venduti cui, o qualche sì, appunto, cioè, e i quali non è che si limitano semplicemente ad essere a se stessi, cioè la sottomissione per se stessi, servi, ma devono far tacere gli altri, cioè l'altro non deve esprimere ciò che è, cioè l'altro fa paura perché mette in discussione il proprio vuoto. E questo storicamente lo abbiamo sempre vissuto, cioè una cosa storica, cioè i ferri roventi, le torture, la distruzione, il saccheggio delle civiltà, il saccheggio le strage degli indios, le strage, è venuto solo per questo, perché il diverso, qualunque diverso, chiunque chiede di vivere per se stesso, in se stesso e con le proprie determinazioni, fa paura a chi coltiva il vuoto. E questa dicotomia, che non, cioè, non è una questione di ideologica, per esempio fra noi pagani esistono persone che sono marxiste, leghiste, tanti, sì, ma leghisti, tutto, gente di destra, anche piuttosto di destra, no, almeno si identifica in quel modo, e noi abbiamo tutte le persone, perché possiamo avere in noi tutte le persone, perché la centralità è il cammino, esatto, la centralità è il sentire del paganesimo. Il sentire del paganesimo non ti dice come tu vai a risolvere i problemi nel quotidiano, o che partito devi votare o che partito non devi votare, sono affari tuoi. Cioè, però il sentire pagano è una cosa comune, e quello che voglio dire con questo discorso è che non è una questione di destra o di sinistra, o di pensare una cosa o di pensare un'altra, è proprio una questione della capacità di vivere. Sì. Perché voi troverete dei pagani che fanno le lotte all'interno, non so, di estrema dei gruppi di estrema destra, e dei pagani che fanno delle lotte nei centri sociali, nei gruppi di estrema sinistra. Cioè, vi troverete sempre queste dicotomie, perché è imparare a vivere in realtà. Ma c'è gente che ad esempio non fa lotte politiche, fa solo lotte culturali, c'è gente che farà lotte in un certo senso, cioè, ma a un pagano non gli viene chiesto a cosa pensi, o qual è il tuo ambito di riferimento culturale, cioè a un pagano che abita in casa del diavolo, in casa dell'angelo, non si fa problema per la definizione, si dice ma cos'è la tua vita e cosa fai per la tua esistenza. Se quello che tu fai ha un valore, logicamente, al di là che tu viva in casa del diavolo o in casa dell'angelo, a noi non importa, l'importante è quello che tu fai per la tua esistenza, quello che fai per la tua esistenza soprattutto, cioè se tu hai dai più importanza a servire un dio folle e pazzo e criminale, o cercare di realizzare con le tue energie la tua esistenza, la tua vita, la tua dimensione. Questo è il discorso fondamentale. A questo punto qua si discrimina chi è pagano e chi no. Esatto. E d'altronde questo è quello che noi vogliamo sempre ribadire. Cioè, i cristiani possono pensare che sia necessario salvare gli altri, convertire gli altri, portare la verità agli altri. Noi non possiamo mai di portare la verità agli altri. Noi non abbiamo bisogno di portare la verità agli altri. E noi non abbiamo bisogno di salvare gli altri. Perché cosa c'è sempre? Il cristianesimo, ricordatelo sempre, con la scusa dell'amore per Dio, sottomette tutti quanti alla volontà dell'amore per Dio. Noi non diciamo di amare gli dèi. Noi diciamo amate la vostra vita, amate la vostra esistenza. Questo diciamo noi. Questo è quello che a noi interessa. Cioè, questo noi che vogliamo, e questo sembra che dia fastidio, perché in periodo di giubileo, logicamente, sai. No, ci sono affari che girano, al di là delle condizioni religiose, che sono questioni monetarie, no? Ma c'è un sacco di gente che si è aggregata a queste condizioni monetarie, cioè c'è la chiesa del tal paese che si è fatto dare i soldi per il giubileo, ecco. C'è la chiesa del tal paese che si è fatta dare i soldi per il giubileo, e allora tutti montano, cioè esiste una rete di devastazione istituzionale che è all'interno del sistema sociale proprio per una questione di soldi. E questa questione di soldi tenta di soffocare le idee. Oggi c'è per il giubileo, domani sarà per qualcos'altro, sì, no, c'è, ma sempre qualcosa. Ma poi il giubileo viene creato su una struttura di ripetizione e di imposizione. Facciamo un accenno d'attualità. Chiampo è un santuario mariano, così via, e in cui il comune ha speso 300, Chiampo in provincia di Vicenza, nella Valle dell'Agno, il comune ha dato 300 milioni al santuario per erigere un parcheggio. E il comune ha protestato perché non sono stati inseriti all'interno dei piani per il giubileo. Hanno speso, mi sembra, quasi 2 miliardi o più di un, comunque oltre il miliardo per fare questo parcheggio per il santuario mariano. Benissimo, cos'è il santuario mariano di Chiampo?
ha valore perché è una copia della grotta di Lourdes, cioè siamo arrivati al Disney lì proprio, cioè sai che fanno i finti faraoni, fanno le finte sfinge, fanno le finte piramidi. Ecco, l'unica validità di questo santuario mariano è che il costruttore, nominato Beato, ha realizzato una copia della grotta di Lourdes, cioè non ha creato qualcosa di nuovo, di originale, qualcosa di bello, cioè che non è stato un artista che ha avuto dell'ispirazione a se stesso, ha detto cosa posso creare o come posso manifestare il mio essere, la mia forma, come posso manifestare la mia estetica. No, faccio il copista, cioè copio la grotta di Lourdes, la ricreo a Chiampo, faccio questo e divento beato e la gente va al pellegrinaggio mariano. Ma andare a Gardaland e andare a Chiampo a vedere la ripetizione della grotta di Lourdes è la stessa cosa, è soltanto spettacolo, è soltanto scena, cioè, e questo dimostra anche cosa viene data importanza, cioè a uno che è capace solo di copiare le cose, di ripetere, di essere monotono, perché a questo punto i cristiani potrebbero arrivare al punto che tutte le grotte diventano copie delle grotte di Lourdes, e rendiamoci conto la schifezza del mondo in cui tutte le grotte diventano le ripetizioni delle grotte di Lourdes. Eppure questo è diventato beato, eppure questo è un santuario mariano, e questo è un santuario che dico che abbia 1 milione di visitatori all'anno, soltanto perché, che differenza c'è tra Disneyland e questo? È una questione di business, di affari, è una questione di turismo, un turismo che sta anche forzato. Comunque ha ragione Franco Carraro nel dire che il Giubileo è un fallimento, ma non è un fallimento soltanto per la gente, e noi già di fallimenti grossi ne abbiamo visti due grossi, l'estensione là della Sindone è stato un fallimento, sì, 30% di sì, 30%, sì, quello è il suolo sporco che viene quel venerato, esatto, a Torino. Hanno avuto il 30% in meno di visitatori rispetto alla volta precedente. Sì. E vi ricordate quella pseudo scenografia di beatificazione di Padre Pio? Vi ricordate? Sì. È stato un flop, ma il più grosso flop penso del secolo, che non nemmeno si aspettava. Cioè, Padre Pio è una persona a cui la gente ha un tale disprezzo per questo personaggio, sì, che chiaramente i giornali mettono in luce il contrario, cioè mettono in luce l'altro aspetto, ma dal punto di vista della gente, cioè dal punto di vista proprio della popolazione, di qui che va a votare, tanto per essere chiaro, se vogliamo parlare in bagaglio di voti, assume un disprezzo estremamente forte. Chiaramente le persone che hanno disprezzo per la follia, che hanno disprezzo per chi disprezza la gente, non va a pubblicizzarlo, cioè non va a scrivere sui giornali, non va a fare manifestazioni quando, anche perché non va a sporcarsi. Anche perché i giornali devono avere la pubblicità per l'8 per 1000, di conseguenza. Cioè, sta gente qua non va, cioè chi disprezza la Chiesa non va a fare manifestazioni contro la Chiesa o a dire tu non devi fare, non devi metterti in ginocchio, eccetera. Non lo fa. Però c'è, cioè è talmente grande questa gente qua che a Roma abbiamo visto il flop di Padre Pio e abbiamo visto il flop dell'estensione, e dopodiché vedremo anche il flop del Giubileo. Perché anche Franco prima, no, Carraro, ha detto faremo delle trasmissioni in cui parleremo delle trasformazioni emozionali, cioè le trasformazioni che ha avuto il sistema sociale, no? Cioè al di là dei mutamenti politici c'è stata anche una trasformazione delle persone nel modo di vedere il mondo, no? E questa trasformazione travalica un po' il modo politico, ed è una trasformazione. Ma comunque la trasformazione, se poi c'è un socio dell'istituto che dovrebbe chiamare più tardi per parlare di un fatto così, di una notizia vicentina molto bella, molto simpatica, e non voglio rovinare la sorpresa degli ascoltatori, se il socio fa tempo a chiamare lasceremo che lui ne parli, c'è una bella notizia su Vicenza proprio su questo argomento, e allora casomai noi annunciamo, speriamo che lui chiami più tardi e così ne parlerà lui in diretta. Allora, visto che c'è anche questo, io leggerei un po' di oracoli caldaici e dopo vediamo via telefonate fra un 20 minuti. Sì. Va bene. Ricordate che queste cose fanno parte del paganesimo, cioè non è che sforino il paganesimo, cioè questo è il paganesimo. Il paganesimo è il modo con cui gli uomini guardano la vita. Questo è importante, e tutte le cose che succedono attorno a noi sono importanti. Naturalmente su alcune concentriamo l'attenzione, su altre un po' meno, ma ricordate che tutto è importante, anche l'arrivo dell'autunno, la caduta delle foglie è importante, anche la persona che passa per la strada, anche i rumori che sentiamo sono importanti, tutto è importante, tutto è magico, tutto ci trasmette qualcosa, tutto ci dice stai attento. Beh, anche le ombre dell'autunno hanno un loro significato, hanno un loro valore, hanno una loro importanza. E molte volte anche il solo invece di osservare i santini di Padre Pio, osservate un tramonto o osservate le luci che proietta il sole in tramonto. C'è stato un personaggio martedì con Franco, no? Qua quando abbiamo fatto il suo martedì, era un
passaggio estremamente interessante che viene qua. Ha detto: guardate che la memoria non è che voi immagazzinate nel cervello, non so, un magazzino in cui riempite. La memoria l'avete nell'esterno, ce l'avete nel mondo. Chiaramente la memoria del mondo non fa altro che attivare tutta una serie di percezioni che noi abbiamo dentro. Cioè, se io guardo le ombre d'autunno e le ombre d'autunno mi dicono qualcosa, cioè mi ricordano qualcosa o mi mandano dei messaggi, e quei messaggi dopo diventeranno qualcosa che io guardando ricorderò quei messaggi e così via. È perché il mondo che ci circonda è importante ed è la fonte della nostra memoria. Quando io ho letto un libro, ho chiuso il libro, dopo 3 giorni non mi ricordo più esattamente cosa ho letto, ma nel momento in cui apro quella pagina mi ricordo la sensazione, mi ricordo tutta una serie di cose che ritenevo importanti e vedo anche delle cose ulteriori. Per cui il ricordo non sta dentro di noi, ma sta fuori di noi. Cioè noi ricordiamo perché guardiamo, sentiamo, udiamo, percepiamo, intuiamo. Abbiamo anche il sentire, abbiamo il sognare, abbiamo tutti quei strumenti che ci permettono di percepire il fuori, quegli strumenti che affinati trasformano l'essere umano in un Dio che trova gli dèi nel mondo circostante. Non dimentichiamo mai questo, perché sennò se perdiamo questo perdiamo il senso del paganesimo. Bene, oracoli caldaici, trasmissione di oggi, credo sia la 147esima per la crona, cioè 147esima settimana di trasmissione. Allora, oracolo numero 94. Oracolo 94, il frammento dice: il nous dell'anima e noi nel corpo inerte pose il padre degli uomini e degli dèi. Il padre degli uomini e degli dèi, non dice è un dio, no? Dice il padre degli uomini e degli dèi. Che cos'è il nous usato in questo modo? È sempre il pensiero, l'intenzione, il progetto, lo scopo, l'intendimento, il sentire, l'intuire, il giudicare, eccetera. Ma viene inteso come la capacità del soggetto attraverso la quale si fa Dio. Sono le specificità dell'essere il cui sviluppo qualifica quell'essere come un Dio che si costruisce. Individuare quelle condizioni significa individuare il consapevole diverso dall'inconsapevole. Perché il padre pone? Perché queste sono le condizioni che vengono costruite da necessità ed intento. Nulla può prescindere da questo e lo sviluppo della coscienza di sé può proseguire all'infinito soltanto nella misura in cui a questo somma la propria volontà, sviluppando soggettivamente la propria coscienza nella direzione imposta da necessità e intento. Perché nell'anima? Perché col termine anima gli antichi indicavano ciò che anima, cioè la qualità attraverso la quale si costruisce il Dio. Saranno gli adoratori di religioni rivelate a dare a questo un significato diverso. Cioè, praticamente chiamano l'anima un'altra cosa. Noi, ancora oggi, distinguiamo fra l'animato e l'inanimato, proprio per distinguere delle caratteristiche diverse attraverso le quali dei soggetti si pongono nei confronti del mondo. Ciò che è animato è quanto dà l'assalto al cielo della conoscenza e della consapevolezza per costruirsi nell'eternità dei mutamenti. Quanto è inanimato è diverso. Non è che non dà l'assalto al cielo della conoscenza e della consapevolezza, ma lo fa in un modo talmente diverso dalla nostra soggettività che all'interno della ragione noi diciamo che è inerte, subisce le modificazioni, non partecipa alle trasformazioni in maniera attiva. Perché dividere gli uomini dagli dèi? Perché l'essere umano è una delle stirpi dell'essere natura dalle quali possono prodursi degli dèi. Non è un Dio per eccellenza, non è l'immagine e la somiglianza di un Dio pazzo che come vorrebbero gli adoratori delle religioni rivelate. L'essere umano è un essere dell'essere natura e come tale da quella stirpe possono nascere degli dèi, ma non necessariamente nascono. La sottomissione imposta dalle religioni rivelate ha sempre distrutto la possibilità degli esseri umani di determinare se stessi, trasformando la morte del corpo fisico in nascita del corpo luminoso. Il padre degli uomini e degli dèi è necessità e intento dai quali nessuno, né uomini né dèi, può prescindere. E a proposito di questo, ricordando sempre l'assemblea fatta con Franco martedì sera, a un certo punto è successo questo, cioè è successo che
si è scatenato un dibattito in cui solo pochissime persone erano partecipi a quel dibattito. Cioè, si è creata una specie di distanza fra alcune persone che dibattevano e il resto delle persone che partecipavano a quell'assemblea. Io voglio ricordare questo alle persone. Ogni trasformazione, ogni costruzione filosofica, ogni costruzione di pensiero, ogni trasformazione non è altro che il risultato del lavoro in anni, anni e anni di lavoro. Quello che io vi faccio qui per radio, che vi trasmetto per radio, è il risultato di oltre 20 anni di lavoro. Cioè, mettevi in testa, se uno dice a me l'unica roba che mi interessa se è divertirmi, se è spassarmela, quando lui viene in un'assemblea del genere, lui porta il suo bagaglio di essersela spassata. Non porta il bagaglio di aver analizzato, studiato, aver studiato psicologia, aver visto come si muove, aver studiato psicanalisi, aver studiato filosofia. Cioè il suo bagaglio è solo quello di essersi andato a divertire. E in un'assemblea come quella fatta da Franco, lui porta il fatto che si andrà a divertirsi. Ora, l'uguaglianza fra gli uomini è un concetto sociale, come la libertà finisce dove comincia la tua. Cioè, cosa significa un concetto sociale? Cioè che tutti gli uomini devono essere uguali alla legge, tutti gli uomini devono essere uguali davanti alla legge, devono essere uguali nei diritti sociali, devono essere uguali nei doveri, salvo quella che è la loro strada, le loro trasformazioni, i loro desideri, i loro bisogni. Non è un principio soggettivo personale, cioè io non sono uguale a Francesco, cioè non siamo uguali, siamo due persone che si sono trasformate giorno dopo giorno, e quando parliamo confrontiamo i nostri bagagli. È chiaro che Francesco ha avuto un percorso di filosofia, un percorso di studio, un percorso di trasformazione, io ne ho avuto un altro, però possono incontrarsi, cioè possono dialogare. Se uno va a Maiassi a Pisa tutte le sere, va a ballare tutte le sere perché c'è l'unica roba che sa fare, dopo 20 anni sarà un ottimo ballerino, non lo metto in dubbio. Sarà un po' ingrassato dalle pizze. Sì, però quando viene chiaramente un consesso del genere, perché chiaramente ha anche altri stimoli, anche dei stimoli intellettuali, è ovvio che sarà handicappato. Cioè, mettiamocelo, se io in questo momento cominciassi in questo momento a lavorare per trasformarmi a livello filosofico, a livello psicologico, a livello di conoscenza, fra un anno, 2 anni, 3 anni, 10 anni ho un bagaglio. Ma se io non sono partito 20 anni fa, 30 anni fa a costruirmi, a mettere insieme le cose, ad analizzare, a spaccarmi la testa, a fare errori, a cercare di rimediarli, a cercare di cambiare eccetera, io non ho un bagaglio, cioè non ho un qualcosa da presentare al mondo. Cosa presento al mondo? La mia capacità di mangiare le pizze, la mia distinzione perfetta fra la pizza margherita e la pizza, non so, con le acciughe, o cosa, il doppio passo di un cia-cia-cia o di un cioè, questo porto al mondo, ma non porto al mondo la mia capacità di affrontare le cose, di affrontare la vita. Per cui è ovvio che nessuno dice tu devi lavorare 20 anni per fare sta roba, nessuno dice questo, però a un certo livello, dopo quello che si passa il sentire comune, il parlare comune, esiste un modo di affrontare le cose, un modo di dialogare, di articolare i concetti, dove si perde, la persona comune si perde perché non ha gli strumenti, cioè non si è data gli strumenti, che sono strumenti culturali a prima vista, ma in realtà non sono semplicemente degli strumenti culturali, ma sono delle vere e proprie operazioni di trasformare se stessi. Cioè se io mi occupo di filosofia, la filosofia mi trasforma. Sì, ma poi una persona che fa una simile affermazione dice io ho solo acquisito questo, perché uno può dire, vabbè, dopo 20 anni sono capace di insegnare a danzare. No, continuo a danzare, che vuol dire che non ho neanche imparato la capacità di comunicare la mia esperienza agli altri. Perché si dice, dopo 20 anni che mangio pizze, sono un ottimo pizzaiolo, è un discorso, ma dopo 20 anni che continui a mangiare vuol dire che sei solo capace di digerire, di introiettare, e non sei più capace di elaborare quello che è nello stomaco o che è nelle papille. Cioè, questo qua significa che la tua dimensione è povera. Dici, sono 20 anni che ballo, adesso insegno a ballare. Cioè, che vuol dire che quello che hai accumulato riesci anche a trasmetterlo. Se continui a ballare, andare a sentire la musica degli altri, i balli degli altri, vuol dire che sei passivo. Cioè, questo non significa che non si debba ballare. Sì, no, cioè, no. Però il bagaglio, cioè, anche per dire, cioè, che il tuo bagaglio è molto ristretto. E perché faccio tutto questo discorso al di là di tutte le variabili possibili? Perché quando io parlo di necessità e intento, le persone che non hanno acquisito, no, gli strumenti del confronto sociale, non sanno qual è la l'elemento rivoluzionario, cioè novità di questo. Cioè, nella storia non è mai esistita nessuna struttura filosofica, nessuna struttura di pensiero, se non quella del paganesimo antico,
dove la materia, dove gli oggetti, dove gli enti, dove quanto esiste, contiene in sé le prerogative, esatto, per trasformarsi. Cioè, necessità ed intento sono due divinità talmente grosse all'interno dell'oggettività in cui viviamo che vanno a spazzare via 1500 anni di discorsi filosofici che non portavano a niente, che sono svuotati al punto tale che qualcuno ha detto: ma a sto punto cosa serve la filosofia? Perché si sono svuotati. Bene, necessità ed intento, il concetto di necessità ed intento, i concetti del presente che va a costruire la coscienza universale, quello che noi vi stiamo dire che domani è così, chiaramente alcuni radioascoltatori che hanno infarinature, che hanno percepito, riescono a capire l'importanza dei concetti. Altri radioascoltatori che non fondo, non ne frega niente, qualunque sia una roba, o fosse una o fosse un'altra, che prete stuprefioi o non stuprefioi, in fondo non gliene è fatto un cazzo. E non è che dico non gliene frega niente perché non sono in grado di inorridirsi, sanno indignarsi quando sono davanti alla questione, è che non sanno inorridirsi, non sanno indignarsi quando non sono davanti al fatto in se stesso, ma agli enti, alle cose che producono quel fatto. Cioè una cecità nella vita, una cecità nei confronti, sì, del mondo che ci circonda. Questo è che noi tentiamo di svegliare gli dèi. Ovvio che non è che lo facciamo per tutte le persone, non ce ne frega niente che le persone dicano: amico, capito, adesso sono pagano. Me ne frega invece che quelle persone che hanno un sentire vivo riescano a comprendere il mio discorso, delle altre non me ne frega. Cioè, a me di fare la conversione, di fare la carità cristiana, la carità tipo cristiano, di amalgamare un gregge, non me ne fotte niente. Sì, ma infatti a noi che uno venga a domandarmi il santino di pane, do un calcio sui denti e è la prima cosa che faccio. A me quello che mi interessa è svegliare il sentire che è ancora vivo nelle persone, perché l'unica ricchezza che noi abbiamo in questo sistema sociale è la percezione ancora viva di quelle persone che non sono state sottomesse. Questa è, sì, la ricchezza che abbiamo. Ma d'altronde, vedi, è classico, nel monoteismo c'è sempre da consumare qualcosa, qualcosa fatto dagli altri. Cioè, d'altronde, chi va a messa e consuma le ostie, mangia il corpo di Cristo, mangia la carne di Cristo, cioè sono consumatori, sono incapaci di generare qualsiasi cosa, di creare qualsiasi cosa, di affermare, di dimensionare qualsiasi cosa, rimarranno sempre dei consumatori, saranno incapaci di creare qualsiasi cosa. Cioè, nel senso, noi diciamo alle persone: voi dovete creare, voi dovete modificare le cose, dovete farlo con le vostre mani, dovete dare dei costruttori, dovete dare dei modificatori, ma non potete diventare solo dei consumatori. Questa è una delle differenze basilari. Il discorso fra Franco e Ivan prima, cioè, Ivan che è legato alla Lega, cioè, per lui è un discorso importante, colleghista, però Franco diceva: guarda che oggi che c'è un partito, domani ne sarà un altro, domani ne sarà un altro ancora. L'importante qual è? Se modificare noi stessi, cioè noi non riusciamo ancora a comprendere l'importanza che ha il singolo individuo, cioè il singolo individuo, l'importanza del potere che ha dentro e la sua capacità di determinare nella vita. Questo non ci si è ancora resi conto, solo il paganesimo è in grado di fare questo, nessuna religione rivelata può fare questo, deve trasformare le persone sempre in gregge. Attenzione! Trasforma le persone in gregge, qualunque, e sto parlando di qualunque partito, di qualunque religione rivelata, che sono massa di manovra. Cos'è una massa di manovra? Io ho un bagaglio, per esempio, di 1 milione di persone in ginocchio. Se io dico a queste persone: fate questa cosa, loro le fanno. Cosa vuol dire? Vuol dire che ho potere sociale. Perché? Perché se vado nelle elezioni, 1 milione di persone che mi votano quella cosa, acquisisco potere. Però quelle persone non acquisiscono niente. Cioè, quelle persone sono semplicemente seguono un capo, seguono una direttiva, è una massa morta e non hanno niente. E questo può rendere bene immediatamente, cioè può essere vantaggioso a livello immediato, ma a lunga scadenza va a distruggere il sistema sociale, perché quando quelle milioni di persone sono distrutte, faranno in modo di distruggere altri, perché questo è il loro modo di sopravvivere, questo è il modo di essere da pulsione di morte. Per cui distruggeranno sempre l'intelligenza, la capacità qualunque cosa la distruzione. Beh, per esempio la ragazza o il ragazzo che studiano molto a scuola vengono molto presi in giro, per esempio, da chi non studia, cioè da chi non gliene frega niente di studiare. Ed è un riflesso di quello che è la struttura in cui abbiamo, perché bisogna costruire stupidità. Capito? E questo è gravissimo. Cioè, noi vogliamo uomini, non... Sì, ma d'altronde sai, c'è la volontà di tramutare le scuole in soltanto una possibilità di creare nuovi lavoratori, nuovi produttori.
è allucinante, cioè significa chiaramente che la persona viene ridotta a un riproduttore di valore, di merce o consumatore e basta. Cioè non interessa che tu accumuli delle informazioni che tu sia capace di organizzare e di fare, ma la volontà di dire fa le scuole devono lavorare solo perché diventi un buon lavoratore, significa già introdurre un concetto utilitaristico e puramente sulla merce. Cioè, di conseguenza tu non sei capace di realizzare qualcosa, sei soltanto capace di produrre quello che gli altri vogliono. Cioè, e questo deriva chiaramente da una logica di tipo certo. monoteista, cioè nel senso, esatto. Dio ti ha creato il mondo e tu devi fare tutto in maniera tale che per far contento Dio. Esatto, mantenere le cose come sono e magari saccheggiarle di e più, ripeterle. Così Dio può intervenire. E ripeterle. Più saccheggi, più Dio interviene. Cioè, beh, d'altronde, come facciamo l'esempio, che si arriva a cancellare un paese che si chiama Casa del Diavolo, si cercherà di cancellare chi si cerca di dire ma io mi creo una mia cultura, esatto. una mia visione del mondo, che può essere giusta, corretta, bella, simpatica, questo è secondario. Però si cercherà di impedirlo, perché quella persona che lo farà si dovrà dotare dei mezzi di compressione della realtà. E questo diventa pericoloso. Va bene, facciamo altri due oracoli e poi diamo via le telefonate. Guardatevi, ho sempre la rassegna stampa da fare, la farò quando sarà necessario. Insomma. Il frammento 95 è fatto di tre parole, per cui è difficile anche da commentarlo. È ponendo al cuore, non è interpretabile. L'unica cosa che si può dire è che quando si parla di cuore, nel contesto della stregoneria del paganesimo politeista, si intende il sentire dell'individuo, di ogni individuo all'interno dell'essere della natura. Quando il cuore è meno matto anche il sentire del soggetto. Comunque, l'interpretazione non è semplice, data la brevità del frammento. E passiamo al frammento 96. Perché l'anima, che è per potenza del Padre fuoco splendente, immortale perdura, di vita signora, e abbraccia la pienezza di molte intimità del cosmo. E qua invece è un po' più complesso. La potenza del Padre è il Padre che si fa potente. Come si fa potente il Padre? Come si può far potente necessità e intento? Trasformando l'inconscio in coscienza di sé, trasformando l'inconsapevole in consapevole, trasformando l'energia vitale inconscia che fluttua nell'universo in un'unità consapevole di sé che, sommando la propria volontà e le proprie determinazioni a necessità che l'ha generata, fonda il proprio divenire nell'eternità dei mutamenti, costruendosi come Dio fra dei. In quel vortice di germinazione di coscienza di sé, il fuoco prende forma e si dilata, fagocitando l'energia vitale che inconsapevole circonda la coscienza di sé, diventandone parte. La formazione di una coscienza di sé è fuoco che divampa. E ancora il concetto di anima, la coscienza di sé che si anima, che agisce attivando la propria volontà, che si trascina nell'inconscio circostante, qualunque inconscio, qualunque diverso in cui quella coscienza di sé è compresa. Il suo animarsi alimentando il suo pensiero, la sua determinazione, il suo scopo, il suo progetto, il suo intuire, il suo sentire, il suo pensare e giudicare. Nous, eh? Il tutto si agita, cambia, modifica, si espande e si contrae con moto vorticoso, da cui la potenza di necessità e intento risplendono nelle trasformazioni fagocitate dalla coscienza di sé attraverso la volontà che le è propria. Come il veggente coglie l'immortalità? Nello sviluppo dell'infinito dei mutamenti, nel perdurare dello sviluppo, nell'essere padroni attraverso la propria volontà delle trasformazioni. Necessità e intento sono impulsi, ma l'eternità della coscienza di sé animata è dato dalla sua capacità di adattamento soggettivo all'interno delle variabili oggettive. Il suo sapere, la sua conoscenza, il suo pensiero, il suo intento, il suo progetto, il suo sentire e il suo intuire, il suo giudizio determinano le scelte soggettive della coscienza di sé. Tanto maggiori queste qualità sono sviluppate dentro di sé e tanto maggiore è il suo potere di essere nelle sue scelte, tanto migliori saranno i passaggi nell'infinito dei mutamenti. Tanto poco sarà il nous sviluppato nella coscienza di sé e tanto maggiori saranno le possibilità che quella coscienza di sé non sia in grado di proseguire nell'eternità dei mutamenti. Cosa coglie il veggente? Le trasformazioni delle coscienze che spingono nell'eternità dei mutamenti. Cosa non coglie il veggente? Quante coscienze di sé tentano di bloccare il sentiero dell'eternità e perirono nel non aver sufficiente potere personale. Potere personale, pensiero, intenzione, scopo, intendimento, intuire, sentire, modo di giudicare, eccetera.
per determinare se stesse nell'oggettività che le ha generate. Cosa abbraccia il veggente? Le trasformazioni che quelle coscienze di sé hanno attraversato per giungere alla pienezza cui lui assiste. Forse riesce ad immaginare che esistono altre pienezze che quelle coscienze di sé potranno raggiungere, ma in quel momento egli le vede come pienezze, nel pieno dello sviluppo, nel pieno dello splendore delle loro determinazioni. Nel vedere questo, assiste ai processi di trasformazione che hanno attraversato e le definisce le molte intimità del cosmo. Perché molte intimità del cosmo? Perché non esiste nulla di più intimo delle trasformazioni soggettive che portano l'essere, qualunque sia la sua specie e il proprio cammino, a trasformare una morte in una nascita per continuare nell'infinito dei mutamenti. E per oggi qui fermiamo gli oracoli caldaici. Sì. Francesco, sì, beh, prendiamo pure le telefonate, sì, quando dovessero arrivare. Ricordo il numero telefonico che è 049 700 700. E 049 700 838. Allora, io invece volevo aggiungere una cosa. Si è parlato, così sei, della possibilità, della possibilità appunto di dell'utilizzo delle parole quando, tipo nel cattolicesimo, si va sempre a citare il discorso delle parole. Allora, c'è stato una cosa di attualità che è stato l'arresto in Germania di un truffatore per 200 milioni di dollari. E cosa succese? Cosa è successo la persona, questo truffatore? Questo è stato appunto 200 milioni di dollari a varie assicurazioni e ha avuto, stando anche da quello che dice la stampa, l'aiuto del Vaticano. E uno di questi qua è un prete. E ha detto, fa, sì, mi ha sedotto citando le encicliche del Papa. Ah, le ho viste anch'io. Sì, no. Cioè, questo dimostra lo squallore delle persone, cioè che di fronte soltanto alla parola sono incapaci di comprendere la persona che si trovano di fronte. Cioè non hanno più nessuno strumento per avere la capacità di comprensione e dire, pronto? Questo è l'animo della, questo è l'animo della persona. Abbiate pazienza, c'è qualcuno che sta tentando di telefonare e non risponde al telefono. Non so se magari mi sbaglierò come l'altra volta, però insomma abbiate un po' di pazienza. Sì, era, cosa significa? Appunto, questo qui è un truffatore, è stato in Italia, e un prete, un prelato del Vaticano dice sì, mi ha seduto citando le encicliche del Papa. Cioè, a parte che mi permetto di dubitare di una simile affermazione, che un prelato si faccia così il pollo di fronte soltanto delle parole del Papa, però logicamente questo dimostra che ormai col monoteismo siamo soltanto al gioco delle parole, cioè nel senso hanno spacciato un racconto come la Bibbia del Dio creatore e hanno fatto diventare una verità, e di fronte alle parole ormai la gente ne ha un rispetto, ne ha una venerazione, è incapace di comprendere, di modificare, di capire il falso. E si arriva al punto che una persona solo citando delle parole del Papa riesce a truffare gli altri. Allora questo significa chiaramente che questo è stato generato da una visione del mondo, perché se io sento delle parole e non le comprendo la persona, non comprendo chi le dice, se questo fa il pappagallo, significa che la mia religione mi ha messo nella condizione di non essere in grado di comprendere gli altri. E questo è significativo, perché logicamente se qualcuno può essere seduto citando le cerchie del Papa, significa chiaramente che anche i rapporti fra gli uomini possono essere alterati, possono essere modificati, possono essere influenzati dalle cose, e significa che logicamente le parole sono così importanti che chi le cita diventa da essere venerato. Benissimo, di conseguenza quando nella Bibbia si dice io sono l'unico Dio, solo perché lo dice di essere l'unico Dio va venerato e bisogna sottomettersi. Ma io voglio ricordare nella mitologia greca che quando Zeus disse agli altri dei, fa, io sono il più potente, disse subito, fa, mettetemi la prova. Cioè, diede agli altri, automaticamente, sono le sue parole, lo disse, fa, mettetemi la prova per ne esserne certi. Cioè, voi volete essere sicuri delle mie parole, della mia affermazione. Voi non credete, mi prendete in giro, dite, cioè, io dico che sono il più forte, e voi non mi credete, benissimo, mettetemi la prova, e io vi proverò la mia forza. Cioè, questo è un comportamento che noi aspettiamo dalla divinità. Nel paganesimo, se una divinità si presenta e dice sono la più potente, devi provarlo, devi dimostrarmelo, devi farlo questo, devi dimostrare questa cosa. E di conseguenza
solo in questo momento io posso dire sì, sei la più potente. Una volta che ne hai avuto la dimostrazione, ma il giudice della tua dimostrazione non sei te, non sei te che misuri la tua forza, sono io che la posso misurare. Quando questo può avvenire nel monoteismo? Mai, assolutamente. E di conseguenza, allora, questo prelato che dice mi ha seduto citando le cicche del Papa, io consiglierei di leggere un libretto uscito per l'editore Tullio Pironti, editore di Napoli, di un certo Leopold Leder, Per conto del Vaticano, è il titolo del libro, e Rapporti col crimine organizzato nel racconto del faccendiere dei Monsignori. Bene, questo quando faccendiere dei Monsignori, e leggo testualmente, andò, ora, sulla tazza di copertina, andò a voto il suo colpo più grosso, ossia lo smercio per conto del Vaticano di titoli di Stato falsi forniti dalla mafia. I suoi partner in veste spirituali non gli mostrarono alcuna lealtà e erano interessati solo al suo silenzio. Aperte virgolette, vede dottor Ledel, gli disse il cardinale Benelli, il quale è portato proprio sul libro, dice, lei ha giocato grosso e per tutto. Cioè, di conseguenza, cosa significa? Che logicamente solo le parole e chi non dimostra la propria potenza può fare qualsiasi cosa, e quando logicamente fallisce dice sei te che hai sbagliato e non perché il mio credo ti ha reso facile la sottomissione. E allora questo c'è sempre da riflettere, perciò a chi vuole avere una visione non soltanto religiosa di cosa può essere un giubileo, di cosa può essere una situazione del genere, si lega a questo libro, Per conto del Vaticano, Pironti editore. Così ne avrà una dimostrazione. Ecco, anche perché, logicamente, cosa succede? Che nel monoteismo c'è sempre questo discorso fondamentale che dice chiaramente io faccio un'affermazione e tu mi devi credere. Ma invece noi sappiamo che il paganesimo è soltanto una fonte di sfide continue, cioè qualsiasi cosa è una sfida. Difatti è il regno delle sfide. Nel paganesimo si vive per sfida. Sì, ma poi un'altra cosa che è fondamentale è il desiderio, cioè nel senso che le cose si ottengono non tanto perché ti vengono date come dono, come grazia o perché hai avuto fede, ma perché tu le desideri molto e ti dai da fare per ottenerle. D'altronde, Pan, quando ha un desiderio, lo asseconda e utilizza la sua forza, non va a invocare qualcuno o pregare qualcuno o chiedere a qualcuno, ma utilizza il suo desiderio al massimo per ottenere quello che desidera. Di conseguenza, ma lui non si ferma, cioè nel senso che il desiderio, i cristiani hanno il desiderio di andare con Dio e rovinano tutte le loro esistenze per pianificare una vita dopo la morte che sia in contatto con Dio. E questo è il desiderio praticamente della distruzione della vita, ed è un unico desiderio. Invece noi sappiamo che i desideri devono essere continui, cioè non ci sarà mai l'appagamento, ci saranno sempre nuovi desideri, ci saranno sempre nuovi orizzonti, ci saranno sempre nuove prospettive. Di conseguenza ci sarà sempre un orizzonte da raggiungere. Invece noi non abbiamo un discorso finalistico come è il monoteismo. In Castaneda di Don Juan, no? Cioè Don Juan, cioè Castaneda diceva di Don Juan nei suoi vari libri, insomma, che sono quattro fondamentali i nemici dell'uomo.